Appena terminato l'incontro qui con il ministro Salvini, il presidente della regione Campania, per l'inaugurazione ufficiale dell'aeroporto, un evento atteso, un evento definito dallo stesso presidente della regione De Luca, un evento storico, perché questo è davvero un evento storico, lo si attendeva da tempo, ma è stato presentato, sono partiti i primi voli, ma ci sarà ancora tanto da fare, si lavorerà duramente, come è stato anche sottolineato nel corso dell'incontro, per cercare sempre di ampliare di più quelli che possono essere i servizi di questo aeroporto. Inoltre erano presenti anche i referenti della GESAC che hanno voluto sottolineare come non si tratta questo di un aeroporto che è una ruota di scorta, come qualcuno ha definito, dell'aeroporto Capodichino a Napoli. Assolutamente no, questo è un aeroporto che camminerà di pari passo con l'aeroporto Capodichino per cercare di fare in modo che l'intera regione Campania e quindi il Mezzogiorno possa svilupparsi, possa crescere, possa diventare veramente quell'area attrattiva dal punto di vista non solo turistico ma anche imprenditoriale come merita di essere. Che questo è l'inizio di un percorso, perché lo diceva chi mi ha preceduto, c'è il collegamento con la metropolitana. Ovviamente sono altri 300 milioni di euro che stiamo mettendo come sistema di infrastrutture e trasporti, con contratto di programma RFI in fase di progettazione, quindi visto che siamo ambiziosi e visto che a me piace dare alla mia squadra dei termini temporali, conto che entro l'inizio del 2027 ci sia anche la fermata della metropolitana per il collegamento rapido con la città. Per noi davvero è una grandissima soddisfazione il ministro che questo lavoro passa per 20 anni. Non eravamo una piccola cosa, per la verità, anche con forme di gestione un po' avventurose, diciamo così, ma non c'era un'idea progettuale, c'era un desiderio, un sospiro, ma non c'era un grande piano industriale. Perché non siamo andati avanti per 20 anni? Perché non era stata chiarita la funzione dell'aeroporto. Carlo ha chiarito che non è un aeroporto di dettaglio marginale residuale, è un aeroporto. E il punto di svolta per realizzare l'aeroporto è stata l'intesa che abbiamo trovato con Roberto Barbieri, che io ringrazio perché ha avuto un ruolo decisivo per concludere l'intesa. Quando, guardandoci negli occhi, ci siamo capiti e quando abbiamo deciso la fusione entro GESAC dei due aeroporti di Capodichino e di Salerno.